Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare del nuovo SRAM Red che deve ancora uscire, ma lo abbiamo già visto in via ufficiale al Giro di Turchia e al Giro di Romandia. Perché i team sponsorizzati da SRAM, in realtà non tutti, ma il team Visma e il team Bora lo stanno già utilizzando. Non è neanche un cambio camuffato, ma lo vediamo già con la livrea originale, la livrea che dovrà poi avere quando uscirà in commercio. Normalmente, quando i grandi marchi lanciano un prodotto, lo lanciano in un grande evento. E visto che tra poco inizierà il Giro d'Italia, molto probabilmente SRAM lancerà ufficialmente il suo cambio in commercio da quella data. E quindi andiamo a vedere nel dettaglio quello che siamo riusciti a vedere solo dalle foto del Giro di Turchia e del Giro di Romandia, come vi ho detto. In realtà non tutti gli atleti del team lo stanno utilizzando, ma comunque la maggior parte. Gli altri team sponsorizzati da SRAM, quindi Trek e Movistar, non lo stanno ancora utilizzando, ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a vedere quello che abbiamo scoperto fino ad ora. Già inizio di quest'anno, in realtà si era notato questo cambio, è uscito qualche leak, ma non avevamo la certezza che questo cambio fosse veramente come si era visto nei leak. E invece si è dimostrato proprio così. In realtà, già un mese fa, in un profilo, non dico di chi, che non era molto seguito, ma di una persona che lavora all'interno di un marchio importante, è uscita fuori una storia e l'avevo già visto, ho avuto la conferma che il cambio era proprio quello. Andiamo a vedere la prima cosa che è cambiata, la cosa che ci ha fatto notare che il cambio era proprio quella, e sono le leve. Le leve sembrano più ergonomiche, a me ricordano quelle del vecchio cambio FSA che era uscito in commercio pochi anni fa, ma non ha avuto molto successo, quindi mi ricordano un po' quelle, un po' hanno comunque tenuto la linea di SRAM che abbiamo visto nei nuovi cambi Rival e Force che sono usciti da poco, quindi leggermente squadrato. La leva segue di più la mano, la leva sarà sicuramente più ergonomica. Intanto un LED posteriore mi ha abbandonato e la leva sta facendo più ergonomica, quindi questa cosa sicuramente l'hanno vista anche da Shimano, perché la leva che utilizza Shimano è una leva molto ergonomica, una leva molto comoda da usare. Infatti io utilizzo il cambio Shimano elettronico, è veramente molto comoda, non ti dà fastidio in mano. Invece la leva SRAM non l'ho mai avuta, l'ho provata ogni tanto e non è comoda uguale, quindi sicuramente sono partiti da questo per migliorare la leva è molto più ergonomica dalle foto. La parte dove noi andiamo in presa bassa a frenare si avvicina di più, è proprio arrotondata, vediamo con la parte bassa della leva, è arrotondata, è fatta apposta per far sì che si avvicina alle mani. Per il resto il materiale del Red è carbonio, quindi il cambio è molto leggero. Sicuramente, oltre alla leva in carbonio, la cosa che si è notata è che sicuramente ha limato nel peso SRAM. Per tutti i componenti sono stati migliorati in modo tale che il cambio sia più leggero. SRAM già con i vecchi cambi RIM produceva dei gruppi completi leggerissimi, adesso con l'arrivo del disco sono molto simili a Shimano in realtà con i pesi. Però comunque molto leggeri, una cosa che li contraddistingue proprio SRAM è la leggerezza. E tanti dettagli di questo SRAM Red fanno vedere che SRAM ha lavorato molto nel fare un cambio molto leggero. Difatti la gabbia posteriore è forata, questo sicuro per limare peso, le pinze dei freni sono forate, questo sicuro per limare il peso, o anche possiamo pensare a dissipare meglio il calore. Ma i fori che ci sono principalmente, secondo me, SRAM li ha fatti per limare il peso. Dopo andiamo anche nel dettaglio su di questo. La catena, che quella è forata, quindi SRAM ha provato in tutti i modi a abbassare il peso del proprio cambio. Abbiamo accennato le leve. Oltre alle leve, che è la cosa principale che andiamo a vedere, anche la cosa che noi utilizziamo quando siamo in bici per cambiare. E non l'ho detto prima, ma sicuro è rimasta la stessa cambiata che c'è negli altri gruppi, quindi con la leva destra butto giù, con la leva sinistra butto su, poi dall'applicazione posso andarmelo a gestire come voglio. Probabilmente hanno fatto degli aggiornamenti di firmware e all'interno dell'applicazione ci saranno tante altre novità, che quelle poi le andremo a scoprire quando il cambio sarà uscito ufficialmente. Ma ora che abbiamo visto le leve, passiamo nei deragliatori.
Un punto dove SRAM doveva sicuramente migliorare era il deragliatore anteriore che aveva una cambiata lenta, quindi molto, molto probabilmente SRAM è andata a lavorare su di quello per arrivare ai livelli di Shimano, che è il suo primo competitor. Per il resto la batteria che troviamo anteriormente e posteriormente sembra la stessa, anzi è la stessa. Dalla foto nel deragliatore non riusciamo a capire tanto. Nel deragliatore posteriore, come vi ho accennato prima, c'è un piccolo foro in mezzo che sicuramente è stato fatto per limare il più possibile il peso. Il colore è molto simile allo SRAM Red che abbiamo attualmente, quindi color nero e color metallo. Sicuramente hanno tolto più possibile vernice per limare sempre di più il peso dove si poteva. Secondo me è molto carino quel tipo di colore. E invece vediamo le pulegge. Le pulegge sono cambiate rispetto al vecchio Red. Sembrano molto simili alle pulegge che ha lo SRAM XX, quindi il gruppo top di gamma da mountain bike. E come tante tecnologie arrivano dagli altri sport, sicuramente questo SRAM Red prende molto dal SRAM XX. E questa cosa delle pulegge ce lo fa notare. Le pulegge dello SRAM XX, che saranno uguali poi a quelle, o meglio, la tecnologia sarà uguale a quella del Red, quindi uguale all'XX, è che se arriva un qualcosa all'interno delle pulegge, riusciamo comunque a pedalare senza problemi, quindi la puleggia non si blocca. Esempio, un ramo va all'interno delle pulegge, non blocchiamo tutto e rischiamo di rompere tutto, ma riusciamo comunque a girare senza problemi i pedali. Insomma, è una gran figata, soprattutto nel mountain bike, ma anche su strada comunque. Male non è questo tipo di tecnologia, e questa è stata copiata dalla mountain bike. Stessa, e secondo me, proprio perché è stata cambiata questa cosa, le pulegge, non ci sarà la compatibilità con i vecchi gruppi. Proprio perché se io ho un SRAM XX1, la vecchia generazione, non posso adattare la cassetta o la catena o le pulegge del nuovo XX. Molto probabilmente SRAM ha fatto questa cosa, ma sono mie deduzioni e quando uscirà in commercio ufficialmente il gruppo scopriamo se è vero. Altra cosa che non è cambiata sono i rapporti. A quanto pare, a vedere le cassette, sono sempre 12 rapporti e il rapporto più leggero sembra sempre il 10, ma anche qua dalle foto non si riusciva a capire bene, lo scopriremo più avanti. La catena ve l'avevo accennata prima, sembra simile a quella di adesso la forma, ma c'è qualche foro. In ogni maglia c'è un foro centrale che è stato fatto per limare il peso. Andiamo a vedere la guarnitura anteriore, invece la guarnitura anteriore sembra molto simile a quella vecchia dello SRAM Red con un po' di SRAM Force nuovo. Hanno riportato quella del SRAM Force, che è un gruppo che è uscito da poco, un gruppo che comunque è il secondo nella classifica di SRAM, e l'hanno migliorato un po'. Troviamo sempre il misuratore di potenza integrato e le guarniture SRAM Red sono in carbonio. Una cosa che a me piace molto da vedere, ti dà proprio quel senso di bike porn. E comunque rimane sempre molto carina la guarnitura dello SRAM Red. Invece, se andiamo a vedere le pinze, prima ve l'avevo accennato che sono più forate, sembrano molto carine, sempre di un colore lucido. Ci sono due fori, uno sopra e uno sotto nella pinza per limare il peso. Ma secondo me, se andiamo a pensare anche alla tecnologia della pinza, molto probabilmente quei due fori sono anche stati fatti per dissipare meglio il calore in frenata. E detto questo, abbiamo visto praticamente tutto il gruppo. Speriamo di aver indovinato quasi tutto. Ma anch'io, come voi, non vedo l'ora che uscirà in commercio in modo tale da scoprire tutte le tecnologie e cosa è stato migliorato nella tecnologia di cambiata di questo gruppo. E siamo arrivati alla fine del video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate, siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you